Sì, come vi avevo annunciato in apertura di puntata, ci ha raggiunti qua negli studi di R24 nel centro di Sanremo l'onorevole Flavio Di Muro, che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie, grazie a lei e grazie a voi tutti. Grazie. Allora, diciamo che l'argomento caldo del momento è sicuramente il decreto sicurezza, e chi meglio di un esponente della Lega in governo al Parlamento ci può spiegare i punti cardine, ma non spiegare a noi che siamo addetti ai lavori, che magari questo decreto lo conosciamo anche abbastanza bene, ma spiegare a chi ci sta a sentire, facendo una sorta di servizio, no? Per la popolazione e la cittadinanza. Beh, si tratta di un complesso di norme che va a riformare due tematiche fondamentalmente: l'immigrazione e la sicurezza, che spesso abbiamo visto vanno di pari passo, no? Con episodi di microcriminalità anche nella nostra provincia di Imperia. Quindi si ha un approccio nuovo sull'immigrazione, che è in linea con il programma della Lega, no? Annunciato in campagna elettorale, è basato su una differenziazione di chi viene in Italia, di chi mette piede sul suolo nazionale, tra chi ne ha diritto, e si vanno a rivedere i requisiti per stare in Italia, ovvero chi scappa da una guerra, chi rischia la tortura, chi è un minore non accompagnato, quindi casi di questo tipo che continueranno a avere protezione, rispetto ai cosiddetti migranti economici, ovvero tutti quei soggetti che, senza usare corridoi umanitari, provano magari via mare, sul Mediterraneo, rischiando anche la vita purtroppo, a venire in questo paese che già offre pochi posti di lavoro per noi giovani italiani, figurarsi per chi arriva e non sa neanche magari la lingua italiana. E quindi sull'immigrazione si va a rifare tutta una serie di norme che incidono, senza entrare nei dettagli che magari poi analizzeremo dopo o su richiesta. Sì. Poi c'è tutta anche la parte sicurezza, ci sono fondi per i comuni per assumere la polizia municipale, dei progetti di sicurezza urbana da avviare, più e nuovi fondi sulla videosorveglianza, che è un altro tema che ha visto un po' di dibattito locale. Quindi da una parte l'immigrazione con nuove regole, nuova organizzazione, nuova gestione, dall'altra la sicurezza con fondi e assunzioni per comuni e forze dell'ordine. Ecco, che cosa ha fatto arrabbiare i tanti sindaci che si sono messi di traverso? Sinceramente devo ancora capirlo oggi, perché la legge è abbastanza chiara, c'era necessario una riforma, perché evidentemente le città erano congestionate da presenze di migranti che addirittura non sapevamo neanche la loro identificazione. Purtroppo la campagna elettorale per i comuni che vanno a elezioni, mi riferisco in particolare a Ventimiglia Sanremo, è stata utilizzata anche tirando in ballo Salvini e il decreto appunto che porta il suo nome. Secondo me i sindaci, dopo un confronto che hanno avuto nel momento, diciamo, preparatorio tramite l'associazione dei comuni, che sono stati ascoltati per produrre appunto questa riforma, devono non far altro che applicare le leggi dello Stato. Ecco, io preferirei avere... Sicuramente nessuno ha mai detto che non avrebbe, perlomeno dei sindaci della nostra provincia, nessuno ha mai detto che si sarebbe ribellato non applicando questa legge. Ha sicuramente fatto però dei distinguo su alcune cose, ha detto non mi piace questo, non mi piace quello, ma nessuno ha mai promesso della ribellione. A noi non è piaciuto invece come il Partito Democratico, che sostiene questi sindaci, ha invece governato il paese e ha porte aperte a chi volesse entrare qua, e quindi abbiamo dovuto mettere in ordine la situazione. Quindi loro, coerentemente con i governi che poco o nulla hanno fatto sul tema immigrazione, restano ancorati alle vecchie posizioni. Noi questo ritorno al passato non lo vogliamo più sentire, ecco, neanche dai sindaci locali. Un'ultima cosa prima di chiudere questa prima parte, ancora sul decreto sicurezza: è già stato applicato, e se sì, quante volte nella nostra provincia? Sì, ci sono diversi articoli che sono stati applicati. Ad esempio, il primo caso di applicazione è stato sull'accattonaggio molesto. È stato introdotto un nuovo reato nel codice penale, è stato applicato già due volte in provincia di Imperia, se non ricordo male, a Ventimiglia e Imperia. Quindi le forze dell'ordine, che non fanno polemica ma applicano le leggi, stanno operando bene, l'hanno dichiarato anche nei giorni scorsi. E quindi, ad esempio, sono stati allontanati dei rumeni che facevano questo tipo di attività anche con in
insistenza e la gente era appunto stufa e quindi sono stati allontanati e poi espulsi. Ci sono altri casi, ieri a Ventimiglia ad esempio c'era un immigrato, o l'altro ieri, che non aveva l'identificazione. Su questo c'è una norma nuova che prevede un trattenimento nei CPR fino a 180 giorni per poi procedere con le espulsioni. Quindi questo è arrivato alla stazione di Ventimiglia, la polizia ferroviaria l'ha prelevato, accompagnato a Trapani, e adesso non è più a Ventimiglia. Allora, ci fermiamo per ascoltare un brano e poi torneremo subito dopo a parlare ancora con l'onorevole Flavio Di Muro, magari andando ad analizzare in prospettiva quello che potrà succedere a Ventimiglia nella prossima primavera per il rinnovo del Consiglio Comunale.